questa è arte per te, arte per te. Ed ecco l'occorrente per riciclare le cannucce e creare una bellissima penna a forma di fiore. Allora, come prima cosa ci servirà un righello, quindi 4 cannucce di un colore che scegliete voi, io avevo fucsia, una cannuccia gialla, 2 cannucce verdi, anche qui i colori sono assolutamente intercambiabili, questi sono quelli che ho scelto io, poi un filo di colore giallo o bianco è relativo ago, forbici, la penna da far diventare un bellissimo fiore e un cutter, e poi pistola per colla a caldo e relativa stecca. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo 2 delle cannucce rosa e tagliamole in 7 segmenti da 5 cm. Ecco qui i nostri segmenti. Prendiamo un segmento, poggiamolo sul righello e a metà della sua lunghezza, quindi a 2,5, inseriamo un ago al centro, così. Quindi di seguito accostiamo alla stessa altezza gli altri 6 segmenti. Per infilarli uno accanto all'altro senza bisogno del righello, basterà appoggiarli sul piano da lavoro e farli scorrere attraverso l'ago, così. Una volta infilati tutti i pezzettini di cannuccia, spingiamo dentro tutte le cannucce, così, e arrivati alla fine del laccio, stringiamo fortissimo e leghiamo le cannucce passando attorno ad ognuna di esse, così. Voilà. E fissiamo passando dal centro. A questo punto tagliamo obliquamente tutte le punte. In modo che tutte le estremità divengano appuntite e non tozze. Prepariamo di nuovo un bel ago con un bel filo lungo, prendiamo le altre cannucce rosa, prendiamo nuovamente il righello. Invece di tagliare segmenti da 5 cm, li taglieremo da 4. E come prima, prendiamo la misura della metà e infilziamo l'ago su tutte e 7 i nostri pezzettini di cannuccia. Facciamo scorrere le cannucce fino al fondo e quindi tiriamo ben bene il filo, così, e arrotoliamolo. E fermiamo con un puntino. Anche qui, come per il giro precedente, tagliamo le estremità in maniera obliqua. Con un puntino di colla a caldo sul centro dove c'è il cotone, se no fonde tutto, appiccico il primo strato al secondo strato, così, e spingo l'uno sull'altro per saldarli benissimo, i 2 strati intendo. Voilà! E metto da parte. Prendo la cannuccia gialla e taglio 7 pezzettini, questa volta da 3 cm. Scovo il centro del mio segmento di plastica di cannuccia e lo infilzo a metà, quindi uno accanto all'altro infilo tutti i segmenti. Ok, fatta per la terza volta la stessa operazione, sappiamo già cosa dobbiamo fare, cioè tagliare
le puntine. Anche qui un puntino di colla, ma senza staccare il filo. Questa volta appoggio così al centro e faccio passare il filo al centro del fiorellino per assicurare in maniera più tenace tutta la pila delle cannucce. Voilà, così loro non si staccheranno mai più. Quindi anche se la colla dovesse col tempo, con la manipolazione, allentarsi, il filo terrà sempre tutto ben stretto e unito tra loro. Taglio e lascio asciugare il fiorellino. Adesso facciamo il gambo del fiorellino, e per fare il gambo del fiorellino ci occorre la penna. Prendo le due cannucce e ne taglio un margine. Così. Attenti a non tagliarvi durante questa operazione. Voilà. Quindi faccio scorrere all'interno la mia penna. Capisco l'altezza ed elimino l'eccesso. Poi cosa faccio? Bagno di colla la parte sommitale, lascio asciugare un attimo, quindi spingo verso l'alto in modo da fissare la plastica. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, in maniera un po' differente però. Una strisciata di colla nella parte bassa, lascio asciugare un istante, quindi aiutandomi anche con le forbici allargo e appoggio nuovamente la plastica sulla penna. Ora manca solo l'ultimo tocco, un bel puntone di colla a caldo nella parte sommitale del tappo e appoggiamo il nostro fiorellino così. Per rifinire questa parte ci pensiamo adesso, aspettate, facciamo asciugare perfettamente questa parte, prendiamo le cannucce che sono avanzate e tagliamole a frangine così. Dopo la frangina tagliamo per un altro mezzo centimetro in modo che la frangina non si sfaldi. Non ci rimane altro che fare la seguente: mettere un pochino di colla a caldo qui sull'estremità e adagiarvi senza bruciarvi la cannuccia e spingere così. E voilà, la nostra penna è pronta. Da cannucce da buttare a penna da sfoggiare in pochi passaggi. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, condividetelo e ora godetevi le foto. E noi ci vediamo subito dopo. Ciao!